verso l'ora di pranzo e in pratica sono arrivati i primi poliziotti e poi dopo hanno iniziato a sigillare tutta l'area e a farci sgombrare le verande dicendo che c'era un problema, dovevano fare degli accertamenti. Poi piano piano noi curiosi abbiamo domandato e ci hanno detto che c'era un allarme di un pacco bomba e che quindi dovevano fare gli accertamenti. Allarme fortunatamente è rientrato dopo alcune ore di paura. Nella tarda mattinata di oggi è stato infatti trovato un pacco sospetto in pieno centro storico aretino. A lanciare l'allarme attorno alle 12.30 era stato un passante che aveva notato un pacco sospetto all'interno di una galleria di piazzetta sopra i ponti. Aveva notato un involucro con dei fili attaccati e un parallelepipedo con del nastro bianco che poteva apparire una pila. Sul posto è così intervenuta la polizia e i vigili del fuoco di Arezzo che per motivi di sicurezza hanno immediatamente chiuso le strade circostanti e fatto evacuare i residenti e le attività che si affacciano sulla piazzetta. Allertati anche gli artificieri della polizia arrivati da Firenze, l'ordigno attorno alle 15 è stato fatto detonare e al suo interno fortunatamente non è stato trovato né innesco né esplosivo. Quindi, per dirla come dicono gli artificieri, sembra una burla, quindi mancando le parti principali non era nulla di che, però si trattava di un oggetto che ovviamente ci ha fatto pensare e riflettere. Adesso proseguono le indagini della polizia, al vaglio degli inquirenti anche le registrazioni delle telecamere della zona per risalire così all'identità del responsabile. Per vedere se riusciamo a vedere qualcosa o comunque a risalire all'autore di questo gesto che veramente, insomma, ci ha fatto un po' preoccupare.